Buonasera, Artemisium Web TV segue gli eventi di Sant'Agata Estate. Questa sera sul palco di Ferragosto, qui sul palco delle Puglie a Sant'Agata, davvero c'è una folla gremita che attende Annalisa Minetti, un grande nome della musica italiana, un'artista affermata da tempo che segue, appunto, che riscuote ancora, che riscuote un successo perché sei all'apice della carriera, Annalisa. C'è davvero un sacco di gente che ti attende, però l'emozione dei concerti di piazza, anche se credo che ne farai tanti, è sempre grande. Ma guarda, l'emozione è sempre grande perché questo lavoro lo faccio ancora con grandissima passione. Penso che il momento in cui non avverto più quell'emozione non vorrà dire che in qualche modo la passione si è spenta e di conseguenza non sarà un brutto segnale per quanto riguarda il sentimento che provo per questo lavoro. È gremita la piazza e questo mi fa ovviamente molto, molto piacere, e poi soprattutto devo ammettere, perché siamo in Puglia ed è in qualche modo le mie origini, di conseguenza sono contenta di avere il mio pubblico, mio come origine, sotto il palco che mi acclama. Beh, abbiamo scoperto anche delle origini pugliesi. Annalisa, oltre alla tua straordinaria vocalità, è proprio l'espressività che ti contraddistingue, appunto, nell'interpretazione di brani anche di altri autori. Sono state molte le collaborazioni che hai avuto durante la tua carriera, però che ancora sicuramente avrai, però hai anche avuto degli ottimi successi, appunto, per quanto riguarda il panorama televisivo, perché sei, diciamo così, un'eclettica. Però è anche vero che negli ultimi anni si sta affermando appunto questa sorta di via televisiva al successo. Tu hai partecipato a Sanremo, hai partecipato a Music Farm agli inizi, però diciamo, cosa credi? Credi che queste strade televisive siano una buona strada per i giovani emergenti, o è il piano bar, la musica vera? Ma che... io sono un po' vecchio stampo, quindi credo che il piano bar, la gavetta, quella che si fa nei locali in giro con il proprio gruppo, comunque con una band in cui credi, sia di fondo sempre quella un po' più veritiera. I talent show sono ovviamente una strada molto più facile, molto più veloce, però nello stesso tempo comunque puoi rischiare di perdere tutto quello che hai conquistato troppo velocemente. Nella formazione veloce non credo molto. Abbiamo appunto scoperto questa sera le tue origini pugliese. Noi siamo una web TV dedicata agli emigranti, in realtà. Ah, ci seguono, grazie alla tecnologia, ci seguono dai paesi vicini, ci seguono nella provincia, nella regione, ma ci seguono davvero in tutto il mondo, soprattutto gli emigranti, pugliesi emigranti. Vuoi fare loro un saluto, visto che tu sei una foriera di emozioni? Grazie, io mando un bacione enorme a tutti gli italiani del mondo. E i pugliesi sono veramente ovunque, dalla Germania, Francia, Russia, li ho conosciuti ovunque, moltissimi li ho conosciuti in Sud America, e quindi mando veramente un bacio enorme a tutti, ricordandovi che io come tanti altri artisti veniamo nel mondo per ricordarvi che l'Italia è nel vostro cuore e noi cerchiamo in qualche modo di rappresentarla al meglio ogni volta che possiamo. Un besito mas grande, ciao! Grazie mille Annalisa, ciao a voi, grazie!